Beh, come comincia? Come si comincia una storia? Intanto questa storia comincia quasi 30 e passa anni fa ed è cominciata, secondo me, in maniera molto eroica. Ci siamo trovati in due, un giovanissimo architetto e un giovanissimo imprenditore, e tutti e due avevamo tutto da perdere, tutto da guadagnare. L'affinità e l'amicizia e il percorso con Piero è stata la prima mossa importante per me, perché lui mi ha insegnato tutto nel mondo del design. Credo che raccontare una realtà come Boffi non sia più sufficiente. Prima c'era Boffi, poi c'erano le cucine all'interno di Boffi, poi c'erano i bagni, ma Boffi aveva bisogno, per poter raccontare una storia ancora più complicata, aveva bisogno di altri interlocutori. Poi è arrivata De Padova, una creatività per esempio dal nord. Quest'anno arriva una nuova parte che lavora più sulla scala architettonica. Seconda cosa importante è stata l'andare sui mercati internazionali molto in fretta e cominciare ad aprire negozi diretti. Quando abbiamo cominciato abbiamo immaginato, quasi da architetti puri, di raccontare una storia tridimensionale. Chi viene in un negozio Boffi de Padova e nel prossimo futuro Mau Studio o ADL, in realtà vuole sentirsi raccontare una storia di architettura, che non è semplicemente prendere un oggetto e metterlo lì, ma è una capacità worldwide, quindi in qualsiasi luogo del mondo. Arrivi lì e ti devono raccontare una perfettissima storia di architettura. Terza cosa forse importante è stata quella di aggiungere alle cucine altri prodotti, in modo che Boffi diventasse un produttore un po' più ampio di soluzioni complesse per la casa. Partiamo anche qui da questo assemblaggio. Due storie molto belle, due storie con tanta storia. Boffi è una delle 10 sorelle del design internazionale. De Padova parte con una storia molto simile. Nei lontani anni 60 comincia a editare prodotti che in Italia non si erano mai visti, con una capacità di assemblare il gusto mai vista prima. Le due aziende continuano, ognuna per la propria strada. Boffi, diventando leader mondiale, quantomeno di qualità, stile e capacità creativa. Dall'altra parte De Padova racconta una storia completamente differente, racconta una storia di milanesità.
racconta questa specie di mondo molto sofisticato, di miscele, di contaminazioni, oggetti molto moderni, con oggetti più di memoria, con oggetti presi dalla storia americana, con oggetti presi dalla storia del design italiano, mischiando tutto quanto assieme. Noi, boffi, continuavamo per una strada legata a un modello quasi più architettonico. Dall'altra parte invece c'era quasi un pensiero aristocratico. La contaminazione. Come fai a contaminare? Devi usare un pensiero aristocratico. Come metti assieme delle cose che inizialmente ti sembrano a colpo d'occhio sbagliate? Con il concetto di eleganza. E quindi si mischiano. A un certo punto queste due traiettorie, questi due movimenti arrivano e 4 anni fa si sovrappongono. E le due aziende si mischiano sia come mentalità che come capacità. La quarta cosa è stato quello di aggiungere altre realtà che potessero incastrarsi perfettamente. Il termine azienda è quasi un luogo sacro. L'azienda dove la gente lavora con le mani, dove la gente lavora col cervello. L'azienda è una specie di entità superiore, per me è sempre rimasto così, il modello produzione, quindi qualcuno che fa delle cose, le pensa, le costruisce, le vende, e per me il nome preciso è l'azienda. Da una parte il modello industriale e tecnologico, dall'altra parte un elemento parallelo, una ricerca quotidiana, costante e mai finita. Alcune volte ci siamo riusciti da soli, altre volte abbiamo cercato partner in giro per il mondo più bravi di noi. La creatività è una discussione quotidiana. Per me la creatività è il grigio scuro. Quando abbiamo scelto di far vedere tutti i nostri luoghi dipinti di grigio, quello è stato un gesto di creatività. La creatività è avvicinarsi ogni volta e capire ogni volta quali sono i nuovi limiti. Limiti di materiali, limiti di produzioni, limiti industriali e tutte le volte cercare di superarli. Quando noi abbiamo cominciato, tantissimi anni fa, abbiamo iniziato una partita a scacchi che a tutt'oggi continuiamo a giocare. Ogni mossa, ogni movimento porta una mossa di risposta. Uno degli elementi che ci era piaciuto era stato questa idea che l'acqua fosse questo modello di vita, questa è una specie di scacchiera sulla quale costruire delle cose. E quest'anno 4 aziende differenti collegate con questa specie di collante fatto dall'acqua. Ma l'acqua nello stesso tempo ci permette di dare sensibilità, naturalità e un'idea molto più umana. Il modello di coerenza è dato in realtà principalmente da un modello umano. Noi eravamo e siamo un team, quindi un gruppo di persone che hanno lavorato quotidianamente per dare coerenza a queste scelte. Niente di più.